Siamo qui sulla KVB freccia a destra con una parte della reazione multiplayer.it per fare un giro. Perché lui si lavora duro, c'è anche Matteo qui, vedi, ciao Matteo. Andiamo ad aprire la fiera noi oggi. La fiera, i varchi si aprono ovviamente, esatto. La Gamescom di Colonia, cerchiamo di entrare, fare qualche video rubato, la camera shake, non soltanto perché, non è shake soltanto perché è piccola, anche perché nel frattempo si fa altro. Continua il nostro giro nella Gamescom pre-fiera, nel senso che domani si parte, mentre Antonio, Umberto e Pierpaolo stanno alla conferenza Microsoft, la sorta di conferenza, poi ci sarà anche quella Electronic Arts, noi andiamo un po' di noi a quella di Sony, ma più tardi, dopo aver trovato quasi le chiavi, in realtà non le abbiamo ancora trovate nel nostro stand, comunque... Perché non si trova l'All Master? C'è l'All Master, chissà dove cavolo sta. Siamo nella Halle... Si dice che stia al cesso, però... Ci dicono, siamo alla Halle 9, che è praticamente il padiglione dedicato agli MMORPG e derivati. Usa l'espressione che ho usato prima. Ai sviluppatori coreani. Ai coreani. E abbiamo in realtà il titolo più importante di NCSoft, Guild Wars 2. Abbiamo anche ripreso, mi sa che entro serata avete già visto un bel filmato, non rubato perché era qui, tranquillo. Passano l'aspirapolvere. Adesso ovviamente siamo passati noi e passano l'aspirapolvere. La fiera deve ancora iniziare, quindi proprio stanno pulendo. Quindi comunque abbiamo un po' ripreso, lo vedete sicuramente più tardi. Poi c'è invece il padiglione dove c'è Matteo, End of Nations. End of Nations, questo RTS per 30 giocatori, 15 contro 15, mappe enorme, tantissime unità. Lo vedremo domani, insomma, sembra interessante. Altro titolo interessante pure c'è, che abbiamo visto, Terra. Lo conosciamo, lo conosci? Terra Terun. Ah sì, lo conosco. Lo conosco benissimo. Esatto, fatto anche in questo caso da coreani, molto bello graficamente, sembra un po' World of Warcraft fatto dai coreani, quindi con tutti i pro e i contro del caso, anche quello l'abbiamo un po' ripreso, abbiamo fatto un po' di stand. Quindi diciamo il grosso è questo, c'è anche l'Intel, la Gaming Arena, la Russian League. Intel League. Russian League. L'Intel c'è anche Ryus, se non sbaglio. Quindi questo diciamo un po' dedicato ai giocatori PC, con qualche cosa interessante e qualche cosa un po' meno. Abbiamo appena rubato la Coppa dei Campioni all'Inter, che non la merita, vero? No, assolutamente. Allora, un saluto a tutti i nostri amici utenti interisti. Siamo alla Halle 5. 6. No, la 6 era quella là, la 5. 5. Ancora miglioriamo per quanto riguarda la situazione console, ovviamente siamo da Konami. Abbiamo già provato in realtà PES 2011. Ci piace, non diciamo tanto perché poi avremo la video anteprima, proveremo anche FIFA, però è interessante, assolutamente sì, siamo sfidati queste grandi sfide Champions tipo Manchester-Sampdoria, roba del genere, oppure Barcellona-Olanda. È uno super classico Barcellona-Olanda. Imperdibile, in diretta da Anfield era addirittura forse. Poi abbiamo sempre di Konami, abbiamo il Castlevania nuovo, Lord of Innocence, abbiamo un po' di roba per Kinect, ovviamente come al solito, c'è un po' variegata la situazione. Qualcosa per Wii, però è tutto spento, quindi. Tutto spento, non possiamo vedere. Abbiamo Valve con Portal 2, a porte chiuse, a porte chiuse, a Portal chiuse. Abbiamo sicuramente Sony, che c'è un sacco di roba dedicata al Move. Abbiamo visto Gran Turismo 5 e Socom, però non abbiamo visto né Killzone 3, né Motorstorm, né Infamous. Li abbiamo intravisti, all'interno c'è uno spazzetto dedicato dentro a Killzone 3 sicuramente, gli altri chissà. Comunque noi li vediamo a porte chiuse ovviamente, che noi siamo... Ma la cosa più importante è che abbiamo visto tanta figa da Sony. Esattamente, quindi si preannuncia anche un bello speciale gnocca. Abbiamo anche Ubisoft con Assassin's Creed Brotherhood, Michael Jackson Experience, che non c'è ancora nulla adesso. C'è nessuna esperienza ancora. Adesso c'è ancora nessuna esperienza. Driver... E, Your Shape pure, abbiamo noi sì, Your Shape sì. Quindi poi altre cose interessanti per adesso non ancora. Andiamo all'ultima halle, se è aperta c'è Nintendo e chiudiamo il giro. Vediamo un po' cosa c'è. Ciao. Continua il nostro P-Tour. Dai, lo mettiamo un bel beep, grazie Ale. Questa volta siamo alla Halle 6, diventa un po' più interessante per gli utenti console ovviamente. Ma in realtà partiamo con lo stand, il mega stand Blizzard. C'è a porte chiuse Diablo 3, quindi almeno c'è probabilmente filmati di gameplay, forse una presentazione, lo sapremo domani. Starcraft 2 che è uscito ma comunque continua a vendere, in multiplayer è sempre una figata. E World of Warcraft Cataclysm pieno di postazioni, c'era una signora che non ci ha acceso i monitor, ha detto signor, accende sti monitor, ha detto manco per i cani. Continuando, qua ci troviamo allo stand Electronic Arts, ovviamente gigante, lo stesso dell'anno scorso praticamente, lo stesso spazio espositivo. Sì. Abbiamo Crysis 2, FIFA alle nostre spalle, Rock Band 3 un po' più di là, Dragon Age 2,
Poi sicuramente ci sta Need for Speed, Hot Pursuit, una bella Lamborghini qua da guardare, a giocare, un po' di roba 360, c'è anche il mitico gioco preferito di Andrea, Tiger Woods. Assolutamente sì. L'attività di Tiger Woods mi interessano moltissimo. Questa è bella. Extra lavorativa. Esattamente. Poi in realtà abbiamo anche Fallout New Vegas, bellissimo, stand a tema, Mafia 2 che ormai è addirittura d'arrivo, il 20 arriva la nostra recensione, lo dico là, tatta così. Fatta da Pierpaolo, da Pierpaolo comunque, e poi c'è lo stand Square Enix, ancora interessante, Final Fantasy 14, Kingdom Hearts Birth by Sleep per PSP e Final Fantasy? Il Four Heroes che abbiamo già off-light, che abbiamo già ampiamente trattato grazie a un'intonna di... del buon la via, quindi c'è poco da aggiungere. Abbiamo dimenticato di citare il Black Ops all'ingresso, nonché il Rock Band 3 che c'è proprio. Quello l'ho detto, però me... Ah, me... Vabbè, bravo, vabbè. Fabio. Grazie. Andiamo nel nostro, continuiamo il nostro tour. Il tour, okay. Chiudiamo il nostro giro pre-Gamescom alla Halle 8, dove c'è l'ultimo grande big Nintendo, in realtà c'è anche Microsoft, gli ultimi due grandi big. Partiamo da Microsoft, abbiamo filmati di Fable 3 e Halo Reach, abbiamo le postazioni di un sacco di titoli live arcade, tipo il Sonic nuovo e tutto. Onestamente non ho visto Halo Reach né Fable giocabili, ci sono a porte chiuse, le abbiamo visti, in questo momento Antonio sta vedendo proprio i giochi direttamente alla sorta di conferenza Microsoft, e poi c'è un mega parte dedicato ovviamente a Kinect, ancora non montata, non c'è ancora gente che fa così. Peccato, peccato. Ci manca. Di qui abbiamo invece il stand di Namco Bandai con The Witcher 2, Majin Forsaken Kingdom, Dragon Ball Z, forse ci sta anche Naruto dall'altro lato, però non l'abbiamo visto. Alla nostra spalla c'è invece THQ con i suoi due titoli più importanti attualmente, Red Faction Armageddon e Homefront, che andiamo a vedere anche domani. C'è SmackDown ovviamente che ce ne sta uno all'anno, anche 10 all'anno. E poi ovviamente chiudiamo anche con Nintendo, ha visto un po' Andrea, cosa ci dici su Nintendo, per adesso ovviamente? E per adesso la cosa che risalta è che l'assenza del 3DS, almeno sullo show floor adesso, a meno che non ci siano sorprese o porte chiuse, non c'è il 3DS, quindi questo è un peccato. Secondo te come mai? Nel senso che secondo te esce molto dopo in Europa rispetto all'America a questo punto? È una bella domanda e probabilmente hanno scelto di attendere momenti più consoni, magari anche degli eventi dedicati in cui presentarlo all'utenza europea. È abbastanza strano in effetti, perché comunque Los Angeles era a porte aperte. Era pieno di roba, invece per il resto qui? Per il resto mi pare di aver visto tutte cose che c'erano già a Los Angeles, a parte, se non sbaglio, il giocabile di Golden Sun per DS, che è uno dei titoli più attesi per il portatile Nintendo. Per il resto... la riconferma di quello che abbiamo già visto, daremo un'occhiata alle build per vedere se ci sono novità rispetto a Los Angeles, ma sembra più o meno... Siamo lì, diciamo. Siamo lì. Fabio, prima di chiudere vuoi dire qualcosa a mamma e papà? Ciao mamma, ciao papà. Matteo? Ciao mamma, ciao papà, sto bene, non vi preoccupate. Per adesso sta bene. No, c'è un odore di pasta arzugo che però mi sta smuovendo qualcosa. No, noi andiamo a mangiare e ci vediamo poi dalla Gamescom in forma ufficiale. Ciao ciao.